eccoci qua, 35mm.it, video diario number 7. Chiediamo conferma a Maria Carla, numero 7, sì. Siamo già molto lucidi in partenza di video diario. Un saluto ad Alfonso, l'uomo dietro voi. Ciao Alf. E un saluto a Maria Carla. Allora, video diario numero 7, veramente, non cominciamo a far così. Allora, partiamo con il film tedesco di cui si è accennato ieri, Bianco e Nero, bello, alla Robbie Mueller. Chi era Robbie Mueller? Il grande direttore della fotografia di Wim Wenders. Una Berlino in bianco e nero del 2013 però, quindi molto astratta, molto buffa, con un giovane Oblomov. Oblomov è stato, grazie a Nikita Mikhalkov, l'indolente, uno degli indolenti più famosi della storia del cinema, e qui c'è un indolente trentenne, figlio di papà, che si chiama Nico Fischer, un altro Nico dopo la renna, che si trascina, che cammina, a Berlino, a Morazzi, fa l'amore, non si lega a nessuno, che vuole fare questo nella vita? Il padre ce l'ha con lui, l'amico attore ce l'ha un po' con lui, però è simpatico. Wegen zwei Jahre lang getrieben. Ich hab nachgedacht. Und über wen? Die sind gut. Mm-hmm. Insomma, non male l'esordio alla regia del giovane Jan Ole Gerster, che abbiamo anche incontrato. Questi tedeschi ci stanno piacendo tanto. Sì, è simpatico Jan. Il film mi ha ricordato un po' Fuori orario di Scorsese, nel senso che a Nico capitano delle cose sempre più strane durante questa giornata, leggermente folle. Sembra un po' una versione comica sia di Fuori orario che dell'Inquilino del terzo piano di Polanski. E che decisioni prenderà Nico? Devi darti una mossa, amico mio. Questa è la, diciamo, il non diciamo, però alla fine Nico è fa. No. Ecco. Gerster ha lavorato con Tom Tykwer, è stato svezzato da Tom Tykwer e voilà. Potrebbe avere una bella carriera. Il film è divertente, è molto per cinefili. È ambientato nel mondo del cinema, è ambientato nel mondo del teatro, ci sono battute su Taxi Driver, molto divertente, la migliore del film. L'amico di Nico è un attore che non è disoccupato perché è troppo esigente, e questo è molto divertente, cioè rifiuta ogni parte perché è troppo esigente, quindi non lavora. Sono anni e anni che non lavora. Bravo che no, non lui, può... lui rifiuta. C'è un amico che fa il nazista in un film, lo vanno a trovare sul set, e c'è, ed è molto buffo perché questo scherza e dice un sacco di cose prosaiche in abito da nazista, e che dice, a un certo punto sta con Nico e c'è l'amico Mazze che sta lontano e fa... È troppo bravo, tu ti rendi conto, Mazza è il migliore di noi e non lavora mai. Adesso scusate, va via e va a fare il nazista, protagonista di un film. Ecco, per i cinefili non penso che verrà distribuito in Italia, però può essere che... E Jan è simpatico. Molto, okay, molto adesso, alto. Molto alto, enorme, cioè almeno 2 metri. Secondo film, l'Italia, è arrivata l'Italia. Per la prima volta in concorso nella categoria Oboi, è per grandicelli, sta nella Generator più 18. Invece arriva in competizione l'Italia con Carlo Alberto Pinelli nella categoria più 10, finalmente arriva l'Italia con una storia di montagna, bambini in montagna, bambini che attraversano la montagna. Cioè? Paesaggi da urlo, stiamo nel Piemonte della fine del XIX secolo e c'era quest'usanza che venivano mandati i bambini in affitto da alcune famiglie di montanari, venivano mandati in affitto in Francia, ebbene sì, andavano a lavorare e poi glieli tornavano indietro con un po' di soldi anche. Una specie di woofing, quella cosa. No. Una specie di woofing anche con però affidamento, e il piccolo Cino va in affidamento e da lì ne succederanno di tutti i colori. Quanti anni ha? 9 compiuti. Ma come li trattano questi bambini? Come figli li trattano, proprio io come figli. Subito, dobbiamo andarcene subito, ti prego. Cos'è successo? Questo posto non mi piace, ho paura. Perché? È un film sospeso tra realtà e fantasia, perché Cino incontrerà una donna, le donne no, per Bellocchio sono delle streghe, e anche Cino forse incontrerà una streghetta bambina. Il film è carino, ci sono dei paesaggi stupendi perché Carlo Alberto Pinelli, che è un signore bello, vecchio, canuto, lo vedrete, elegante, elegantissimo, è un po' âgé ed è un grande ex documentarista. Questo è il suo esordio nel lungometraggio. Poi dovremo dire qualcosa sugli ospiti perché è molto
è molto importante Pinelli per la storia del cinema italiano. Però il film non è male. Vincerà? Secondo me no. Però non male l'entrata italiana. È italiano. Noi siamo patrioti e noi facciamo il tifo, però chi lo sa. E ho finito i miei film. Allora, per la categoria. Ho finito i miei film? No, non ho finito i miei film. Ho un film invece molto problematico. Non avevo messo il film problematico, che è The Golden Cage. The Golden Cage in se lo riesco a trovare, eccolo qua, bene. The Golden Cage in inglese. Ed è un film molto problematico, complimenti a Luca Polito, che è il pazzo che sceglie i film della categoria più 16, ha scelto molti film difficili, Apache è uno dei film che mi è piaciuto di più, anche questo è un film che sconcerterà, e che abbiamo visto oggi pomeriggio, sconcerterà l'audience di Giffoni, perché c'ha un finale tostissimo, ed è la storia, anche questa, di un viaggio, come Cino e la sua amica streghetta, è un viaggio di Juan, Sara e Samuel, tre adolescenti guatemaltechi che vogliono arrivare negli Stati Uniti d'America. Bellissimo film, dopo Apache è il mio film preferito visto a Giffoni. Luca Polito sa bene l'azzardo di selezionare questi film per Giffoni, e che sconcertano i nostri amici giurati. Peraltro nel film di Pinelli c'è la prima pedofilia, il primo momento pedofilo che ho visto in tutta questa settimana di film molto belli e molto tosti che ho visto a Giffoni, ma la pedofilia è la prima volta che arriva, che è un argomento tra poco te ne legato parlo, al mondo dell'infanzia, cioè, anche un te secondo momento, ecco, di e allora è arrivata la pedofilia a Giffoni. E invece The Golden Cage è veramente un grandissimo film con un finale devastante, ripeto, e tre attori giovani fantastici, colpi di scena incredibili. Probabilmente come Apache sconcerterà molto i giurati di Giffoni, e quindi le possibilità di vittoria è in generator più 16. Fine dei miei film. Per la categoria più 6 io invece ho visto The Famous Five di Mike Marzouk, questo altro regista tedesco. È alla, mi suggerisce la bravissima Maria Carla, che è The Famous Five 2, perché il grandissimo Mike Marzouk è alla seconda partecipazione qua al Giffoni. L'anno scorso ha già vinto il Grifone nella stessa categoria e si ripresenta con lo stesso film. Quindi è il sequel? Eh sì, è il sequel. Non sappiamo se è all'altezza. Comunque, la storia è questa: 5 ragazzi, molto Goonies, quindi molto Spielberg e Donner. E io sono avventurosi. Cresciuto. Molto avventurosi. E avventurieri. Ci sono queste grotte. Che cosa cercano? Lo smeraldo verde. Lo troveranno? In realtà non lo cercano neanche troppo, perché come in tutti i film nella categoria più 6 il tema principale è l'amicizia, quindi lo cercano o meno, loro diventano amici, e questo è il significato reale del film. Einzigartigen Smaragd mit sagenumwobenen Kräften. Seit Jahrhunderten sucht man ihn. Dick, genial! Dick, bist du? Sollte der entführt werden, weil sie ihn mit dir verwechselt haben. Was könnten die von dir wollen? Ihr seid hinter dem grünen Auge her? Los! Da drüben ist unser Mann! Beeilt euch! Los, runter! Il film più bello del Giffoni che ho visto da questo punto di vista è quello della categoria invece più 13 di un signore già molto famoso, che è George Tillman Jr., che ha fatto Notorious B.I.G. e Man of Honor con De Niro. E qui al Giffoni porta The Inevitable Defeat of Mr. and Pete, un film difficilissimo. Prima parlavi della pedofilia, non solo c'è pedofilia in questo film, c'è molto di più. Il protagonista, che è Shailan Brooks, ne sentirete parlare, grandissimo afroamericano, interpreta un ragazzetto 14enne che non solo non ha un padre come suo figlio Pete, che invece ha 9 anni ed è coreano, ma ha la mamma tossicodipendente e prostituta, e vengono abbandonati. Brooklyn, questa è una storia scritta da uno mamma sceneggiatore mia. Bravissimo, che è Michael Starbury. Il tema principale qual è?
non dobbiamo pagare gli errori fatti dai nostri padri. E comunque, se li dobbiamo pagare, lo facciamo a testa alta. Un film fantastico. Oh, ce l'hai fatta. Tra poco spero di intervistarlo. Bene, hai finito i film? Sì, purtroppo perfetto, sì. Io sempre ospiti. Un 30 secondi. Carlo Alberto Pinelli è il figlio di Tullio Pinelli. Tullio Pinelli lavorò per tanti anni con un signore che si chiamava Federico Fellini. Quindi, chapeau, storia del cinema italiano. Allora, sono stato a chiacchierare con Carlo Alberto. Il film preferito di Carlo Alberto Pinelli è Una follia, la famiglia Sullivan. L'abbiamo chiesto a tutti i protagonisti di Giffoni. La famiglia Sullivan, 1944, di Lloyd Bacon con Anne Bankster. E Carlo Alberto mi ha dato la motivazione più divertente per il miglior film. E cioè, il film era orribile. Ma era appena finita la Seconda Guerra Mondiale e noi giovani italiani tornavamo al cinema. Ma che queste sono proprio cose da 35 mm per cui noi un pochino ci commuoviamo. Quindi Carlo Alberto Pinelli, figlio di Tullio Pinelli, ci ha raccontato che Fellini, quando andava a trovarli a casa e lo trovava malato, lui, Carlo Alberto, piccolino, gli faceva delle caricature. Io gli ho chiesto, le conservate? No, varrebbero milioni di euro in questo momento. Mannaggia Carlo Alberto. Il fratello ce n'ha una, però. Il fratello più cinico di Carlo Alberto ce l'ha, infatti adesso vive alle Bahamas. Adesso, poi abbiamo incontrato, ho incontrato Jan, il regista tedesco di Oh Boy. Il suo film preferito è Taxi Driver, ma la gag più divertente di Oh Boy è su Taxi Driver, e abbiamo detto pure che c'è un po' di fuori orario di Martin Scorsese, quindi il nostro amico è molto vicino al cinema di Martin Scorsese. E voilà, io ho finito, no? L'altro non so più, non mi ricordo io più niente. Ho incontrato Barbara Bobulova, una delle interviste più surreali che vedrete mai nella vostra vita. Ci sarà anche Carlo Alberto presto su 35mm.it, ci sarà anche Jan, ma Barbara Bobulova, che non voleva rispondere alle mie domande, che non si fidava di me, che mi ha proprio, è stata un po' così, no? Un po'. Vabbè, ha detto Gris, perché un po' come Carlo Alberto Pinelli, lei veniva dalle repubbliche sovietiche, è nata lì, silenzio dietro Alfonso, è nata lì, Barbara, già siamo distrutti, già stiamo dicendo un sacco di fregnacce, no. Barbara Bobulova nasce nelle repubbliche sovietiche e mi ha detto Gris per me è il film della mia vita, perché non ce li facevano vedere. Un po' come Pinelli, quindi. Un po' come Pinelli, simile a Pinelli, ho visto Gris, ho visto John Travolta e Olivia Newton-John e ho pensato viva il capitalismo, viva la libertà. E poi è venuta in Italia. Finisco col dire che io ho incontrato il produttore di Nico 2, e simpaticissimo, ci ha spiegato un po' come funziona la produzione nei paesi scandinavi, molto diversa dall'Italia, e lui ci ha detto che invece i suoi film preferiti sono un po' tutti quelli della Disney. Lo vedrete, penso, anche domani, dopodomani, quando verranno messe anche le mie interviste, le ho fatte anch'io. No. Cerchiamo di non metterle. Grazie a tutti e ciao, ci vediamo domani per il video diario numero 8. Ciao.